di Divača, siamo in territorio sloveno, è una pista asfaltata di circa 1000 metri di lunghezza. Da qui procederemo fino all'abitato di Sesana, vabbè, che è una piccola cittadina, e poi ci portiamo sulla verticale di Trieste per poi scendere sul golfo di Trieste a 500 piedi, che sarebbero praticamente 125 metri. Da questa quota saliremo fino al cosiddetto Fly Level 85, cioè 85, che sarebbero 8500 piedi, circa 2600 metri, che è la quota nostra sufficiente per avere una buona informazione sulla colonna d'aria. Adesso allestiamo l'aereo, il velivolo, con i macchinari apposta, che saranno un contatore di particelle che poi vedremo dall'interno come si monta. E all'esterno cerchiamo di campionare l'aria, quindi le particelle, mettendo un pezzettino di carta attaccato all'ala del velivolo e appiccicando questo pezzettino di carta nel nastro biadesivo, in modo che le particelle si possano attaccare al nastro e poi questo nastro potremo osservarlo al SEM con un microscopio elettronico a scansione che ci permetterà di vedere la forma e la composizione chimica delle particelle da un punto di vista qualitativo. In pratica acquisiremo sia la concentrazione di particolato su sei diametri diversi, sia dei campioni di particolato che saranno acquisiti in maniera piuttosto semplice, come hai visto, quindi attaccati direttamente, facendoli attaccare e aderire ad un nastro adesivo. Continuiamo quindi le nostre analisi sul particolato atmosferico e sulla presenza delle eventuali polveri vulcaniche, questa volta in volo tra la Slovenia e Trieste. Ad acquisire informazioni sul diametro del particolato, quanto ce n'è, quindi con misure proprio di concentrazione, non riusciamo anche a capire quale particolato effettivamente stiamo misurando. Se è di provenienza per l'appunto di una sorgente tipo appunto antropica, quindi umana, oppure se è trasportato da distanze anche molto rilevanti e la cui sorgente è una sorgente magari di tipo naturale. Come in questi giorni abbiamo visto il problema che è sorto con una sorgente naturale, quindi con quel vulcano che sta e continua ad eruttare in questo momento una forte quantitativa di particolato che addirittura è di ostacolo a quella che è la navigazione aerea. Quando si è in aria, le particelle, lui calcola la percentuale delle particelle presenti. Le prime sono le nanoparticelle, quindi sono le particelle più piccole, fino ad arrivare alle ultime, che è il PM10. Siamo riusciti anche a catturandolo e analizzando il tipo di particolato, la sua forma, la sua composizione chimica, a fornire dati poi alle compagnie che producono, le società che producono motori, per poter, diciamo così, almeno in alcuni casi, permettere liberamente il volo, quindi dare delle restrizioni un po' più mirate. Quindi in questo caso l'obiettivo è scientifico, ma che chiaramente si inserisce all'interno di un discorso economico che è quello di limitare per quanto possibile il danno, mantenendo ovviamente i fattori di sicurezza che sono quelli che sono alla base del volo, così come lo conosciamo. Ma prima di verificare le eventuali conseguenze sul meteo, vediamo, grazie all'ENEA di Bologna, che le polveri possono avere degli effetti positivi nel calcolo dell'inquinamento e di conseguenza nel pagamento delle eventuali multe all'Unione Europea. In questi giorni